Grazie, a più tardi. Sulle unioni civili in discussione in Parlamento interviene l'Arcivescovo di Torino Nosiglia a margine dell'incontro con i giornalisti per San Francesco di Sales, patrono della categoria. Per noi c'era Elena Cestino. È giusto che uno Stato laico, insomma, nel senso che ha dei cittadini che non sono solo credenti, sono anche non credenti di altre religioni, regoli ovviamente la vita di questi cittadini secondo anche dei diritti e dei doveri che sono propri di ciascun cittadino, in riferimento anche al suo, diciamo, indirizzo sessuale, che è libero. Monsignor Cesare Nosiglia parla di unioni civili. Il Family Day al Circo Massimo di Roma è ormai alle spalle, ma il dibattito sul DDL Cirinna è quanto mai acceso. Regole necessarie per tutte le coppie, secondo l'Arcivescovo di Torino e Presidente della Conferenza Episcopale di Piemonte e Val d'Aosta. Ma la legge non deve equiparare le nuove unioni alla famiglia fondata sul matrimonio, ribadisce Nosiglia, che parla di aspetti controversi del disegno di legge in discussione in Parlamento. Lo chiamino matrimonio, così almeno tutti sappiamo che hanno voluto il matrimonio omosessuale, va bene, noi, tanti non saranno d'accordo, però perlomeno è chiaro. Questione cruciale, i figli. Nosiglia ribadisce la posizione della Chiesa: prima dei desideri degli adulti ci sono i diritti dei bambini, a cominciare da quello di crescere con un padre e una madre. Poi delle volte capita che non ce l'ha, purtroppo, ma sono, possono essere cose, situazioni particolari, ma già dall'inizio escludere che lui possa crescere con il riferimento a una madre e un padre, questo secondo me è mancanza, di rispetto del diritto fondamentale e naturale del bambino.